Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il corpo umano. Il corpo umano è la struttura fisica dell'organismo umano. È formato da miliardi di cellule con precise caratteristiche e funzioni. Andiamo a vedere quali sono le parti principali che costituiscono il corpo umano. I tessuti e gli organi. Le cellule, combinate tra di loro, formano vari tipi di tessuti. I tessuti di tipologie diverse compongono gli organi. L'insieme di organi differenti formano i vari apparati. Le cellule con funzioni simili tra loro sono organizzate in quattro tipi di tessuti. Tessuto epiteliale, riveste la pelle, mucose, organi interni e le ghiandole. Tessuto connettivo, tessuti che devono permettere un collegamento con gli altri tessuti e organi del corpo. Tessuto nervoso, forma il cervello e il sistema nervoso. Tessuto muscolare, distinto tra volontario, involontario e cardiaco. Apparati. L'apparato è un insieme di organi diversi che collaborano ad uno scopo comune. Esistono tanti tipi di apparati che vedremo nel dettaglio nei prossimi video. Quante ossa comprende il corpo umano? Lo scheletro umano, con le sue ossa, è una struttura di sostegno per l'intero corpo e permette di mantenere una posizione eretta. Inoltre, protegge gli organi interni, grazie ad esempio alla scatola cranica e alla gabbia toracica. In un adulto, le ossa sono 206, legate tra loro da 68 articolazioni. Qual è la composizione chimica del corpo umano? Il corpo umano di un adulto è costituito, in termini di peso, da circa il 60-65% di acqua. L'acqua è importante perché trasporta le sostanze nutritive in tutte le cellule, promuove la digestione, garantisce la termoregolazione e favorisce l'eliminazione delle scorie. Ricorda che la quantità di acqua nel corpo umano tende a diminuire con il passare degli anni. Da giovani siamo più ricchi di acqua, soprattutto nei tessuti molli e nella pelle. In seguito, con l'invecchiamento, la percentuale di acqua si riduce progressivamente, passando a un 50%. La pelle negli anziani, infatti, tende a essere più secca e meno elastica. Il corpo umano è costituito anche da proteine, lipidi, glucidi e acidi nucleici. Un altro 5% del peso corporeo totale è costituito da minerali inorganici. I principali sono il calcio, il fosforo, il sodio, il potassio, il magnesio e il ferro. Le loro funzioni sono numerose, per esempio, calcio e fosforo combinati assieme partecipano alla formazione dello scheletro osseo. Il sodio e il potassio servono per la trasmissione dei segnali nervosi e il ferro supporta la formazione dell'emoglobina. In sintesi, se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.